Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo book haul. Un po' improvvisato, ma gli acquisti che ho fatto nell'ultima settimana erano del tutto imprevisti e quindi volevo condividerli con voi. Ma incominciamo dalla prima parte del book haul. Diciamo che sarà suddivisa in tre e la terza parte vedrete che l'ho registrata un po' di tempo fa. Lo allego a questo book haul perché effettivamente farne tanti incomincia a diventare eccessivo. Quindi abbiate pazienza se sarà un po' lungo, ma spero mai come quello dell'altra volta. Qualche giorno fa ho visitato per la prima volta il libraccio di Milano Bovisa. Premessa, io lavoro in zone, quindi mi restava comodo, però in tutti i mesi trascorsi, da quando sto lavorando in quella zona, non ho mai fatto una capatina nella sede Bovisa di libraccio. Non sapevo cosa aspettarmi di preciso, anche perché nessuno me ne aveva mai parlato, nessuna delle persone che conosco l'ha mai visitato e mi è venuta la curiosità, visto che avevo un po' di tempo dopo lavoro un giorno. Non ho avuto la prontezza di spirito di fare un video sul momento, tipo un video di spedizione sul libraccio. No, non ne sarebbe neanche troppo nel mio stile, come sapete, io preferisco meditarli. Devo dire che come libraccio mi è piaciuto abbastanza. Non è grandissimo come assortimento, non quanto quelli che ho visto fino adesso, però come impatto è abbastanza impressionante. Si tratta comunque di un ex capanno industriale riadattato all'uso e quindi da fuori non sembrerebbe perché sono a malapena due o tre vetrine, ma appena entrati si trova in questo ambiente enorme, altissimo, con degli scaffali alti il doppio degli bracci normali, lungo. E sarà pieno di libri. Ovviamente, essendo in zona universitaria, è sicuramente più versato nella manualistica, nella saggistica, comunque in testi utili allo studente. La parte di narrativa forse è un po' più sacrificata, però, signore, ho trovato alcune chicche. A parte che comunque ho visto che di molti libri sempre usati hanno più copie, quindi questa è una differenza che mi ha dato rispetto ad altri libraci in cui di solito riesci a beccare più o meno una copia per libro. Qui ne abbiamo addirittura per i libri usati ce ne sono più copie, anche 5 o 6 copie, quindi diventa una fonte abbastanza interessante da cui attingere. Ma come dicevo, rispetto ad altri libracci c'è qualche chicca diversa e la verità io mi ero avvicinato agli scaffali cercando qualcosa di Anna Maria Ortese. È una scrittrice che ho praticamente apprezzato con l'antologia Il mare non bagna Napoli, anche se non l'ho conclusa e quindi non rientra nelle mie scaffalature concluse, perché vorrei comunque finirla, ero curioso di recuperare qualcos'altro e avvicinandomi alla lettera O ho beccato qualcosa di assolutamente inatteso. Della collana Gli scrittori del mondo, i Nobel della UTET, ho beccato il libro dedicato a Kenzaburo Oe. Io di Kenzaburo Oe non ho assolutamente mai letto nulla e mi dicono che è uno scrittore abbastanza difficile da leggere. Però, a parte il fascino del volume rilegato che mi colpisce tantissimo, sapete che sono un involontario collezionatore di Meridiani di Mondadori. Comunque ho pensato che a 10 euro, perché era a metà prezzo, fosse un buon approccio poter avere una piccola collezione di romanzi di Oe. E questo volume contiene L'animale d'allevamento, Hakeweh, il mostro celeste, Insegnaci a superare la nostra pazzia e il grido silenzioso. Non so assolutamente nulla di nessuno dei quattro romanzi, però appena ho visto Oe ho detto questo deve essere mio. Accanto alla lettera O avevamo ovviamente la lettera P e con una dose di sedere allucinante ho trovato questo libricino di Grace Paley più tardi nel pomeriggio. Grace Paley fa parte di quelle narratrici nordamericane molto apprezzate da altri autori, soprattutto quelli degli anni 80, come Raymond Carver. Anche di Carver ho letto qualche raccontino e non ho completato la raccolta principiante che però mi piace tantissimo. Adesso spero anche lì di riuscire a completare l'antologia. Avendo amato molto lo stile di Carver, pur avendo letto pochissimi racconti, questo endorsement nei confronti di Grace Paley mi ha incuriosito
E c'è da dire purtroppo una cosa, della Paley si trova assolutamente poco o nulla, perché l'Einaudi qualche anno fa, precisamente mi sembra nel 2002, ha pubblicato l'antologia completa dei racconti della Paley, che comunque è una scrittrice assai poco prolifica, quindi si prestava abbastanza alla raccolta in un volume singolo di tutta la sua produzione letteraria. Però quel volume Einaudi è andato esaurito e non si riesce, per adesso almeno, semmai si dovesse riuscire a recuperare in qualche altro modo, sicuramente cercherò di metterci le mani, però al momento attuale non sono riuscito a recuperarlo. Quindi avevo praticamente perso le speranze di poter leggere qualcosa della peli e sono contento, di poterlo, finalmente fare. Ieri ero al Carrefour di Carugate. E stavamo girando per tutt'altro scopo e mi avvicino a un banco di svendita di libri a 99 centesimi. Come resistere allo spulcio? E a parte le solite paccottiglie che meritavano assolutamente di essere svendute a 99 centesimi, mi ha colpito la copertina verde scuro di una collana che io conosco abbastanza bene. La collana ha i grandi classici della letteratura straniera della Fabbri Editore. Una collana su cui non ho indagato, ma credo che fosse stata pubblicata in edicola come raccolta o in allegato a qualcosa. Comunque sono anni che vedo girare questi libricini svenduti nei Reminders, di solito a un prezzo abbastanza più alto, e stiamo parlando comunque di prezzi ridicoli perché era attorno ai 3-4 euro a volume. In questo caso vengono visti veramente a 99 centesimi, come non resisterà a spulciare e vedere qualcosa di mio interesse. Allora andiamo con la correlata. Le affinità elettive di Goethe, i legami pericolosi della Clo, almeno nella titolazione di questo volume, che sarebbe Le relazioni pericolose, come più ben noto, i racconti di Chekhov. Ovviamente non si tratta di una raccolta completa, anche perché vedete più o meno la sottigliezza del volume. I racconti di Chekhov, l'unica traduzione integrale, l'unica edizione integrale mi pare che sia quella della Garzanti, però non avendo ancora letto niente di Chekhov, mi sono concesso il lusso di spenderci un euro, così mi approccio pian piano all'autore, che penso invece mi piacerà parecchio. E poi, da aggiungersi alla mia scarna collezione di classici della poesia, un autore, un poeta che io amo particolarmente dai miei anni di liceo, ovviamente i Canti di Catullo. C'era altro da poter prendere, soprattutto classici greci, latini, ma che io possiedo già nella tradizione, e se qualcuno fosse della zona e vuole andarsene al carosello, dovrebbero essere ancora tutti lì, perché non penso che se li catterà su nessuno, quindi a parte altre copie dei libri che ho preso, sicuramente trovate anche gli altri classici greci, latini che ho lasciato, e quindi buon pro faccia a chi vorrà adottarseli, perché secondo me a questo prezzo è proprio un'adozione. Adesso cambio di scenografia. Chi ha seguito i miei video sul taoismo, soprattutto quello sui testi taoisti, forse si ricorda che parlai di una raccolta molto particolare. C'è un'edizione pregevolissima della UTET a cura di Tomasini, se non sbaglio, che raccoglie i tre testi principali del taoismo, Lao Tzu, Zhuangzi e Liezi. C'è una riedizione recente, un po' costosa, però non mi piace, nel senso, non mi piace, è molto ingombrante, bruttarello da vedersi. Ecco, l'edizione a cui mi riferivo è in realtà una riedizione dei testi taoisti della UTET. E quella che si trovava in libreria fino a poco tempo fa è sparita di nuovo, e io mi auguro che invece venga ripubblicata, perché è un testo che è importante che sia ancora reperibile sul mercato, secondo me. A me è venuto lo sfizio di nuovo di verificare la disponibilità quel testo, e cercando su eBay ho avuto un vero colpo di fortuna. Vi faccio un piccolo raccontino sperando di non tediarvi. Un annetto fa, o forse poco più, al libraccio di via Vittorio Veneto di Milano, qualcuno vendette tutta la collezione dei classici del pensiero e della religione della UTET, ed erano volumi straordinari a vedersi, e mi piangeva il cuore, perché non soltanto significava che una persona o se n'era disfatta perché non aveva
più di interesse ed è un peccato, oppure come temo che sia l'ipotesi. Quella persona era venuta a mancare, gli eredi hanno svenduto la sua collezione, una collezione straordinaria. Me vederli venduti, smembrati a metà del prezzo sì, ma vendere la collezione smembrandola mi piangeva il cuore. E mi piangeva il cuore ancora di più perché io non potevo permettermi di acquistarli, perché comunque anche a metà prezzo quella collana è valutata 60 euro, quindi vuol dire che un singolo volume di quella serie va dai 100 ai 150 euro. È una collana preziosissima. E io, per quanto mi piangesse il cuore, non potevo assolutamente affrontare una spesa del genere, neanche per un volume. Quindi, quando su eBay ho visto che questo volume era venduto a 25 euro, non ho resistito. I testi taoisti in dizione classici della religione del Lao Tzu. Questo testo, ragazzi, questo è veramente un book haul, cioè è proprio un bottino, perché a 25 euro questo è un colpo di fortuna inenarrabile, non solo perché questo volume è intonso, ha 40 anni ed è praticamente intonso, non solo perché presenta una delle migliori traduzioni di Lao Tzu, Chuang Tzu e Lao Tzu, che sono tra le più accreditate tra gli esperti in italiano, ma anche perché avere questo testo in questa edizione così pregiata, vi assicuro, è un colpo di fortuna incredibile. Colpo di fortuna che si fa tanto più sentire dal momento in cui gli altri rivenditori su eBay chiedono assolutamente dai 50 in su, per cui ogni tanto anche a me succede qualche colpo di fortuna su quello che mi sta a cuore. Questo praticamente starà sul mio comodino. Torniamo qui per i saluti. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo book haul composto un po' saltapicchiante e ringrazio tutti i nuovi iscritti perché ce ne sono stati alcuni. Come sempre è un gran piacere averne e anche se non vi ringrazio uno per uno, ci tengo comunque a ringraziarvi ogni tanto tramite video perché se sono qui è soprattutto grazie a voi perché ovviamente senza feedback, l'ho già detto ma lo ribadisco volentieri, senza feedback non sarei qui a parlare. Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti.